Allora, bene, bella giornata, dico in varie di queste occasioni, ma insomma da qualche tempo lo Stellini, anche recuperando probabilmente una tradizione che risale a prima di me, no? Io sono qui con voi da questo è il quarto anno, e però insomma nel corso anche di questi anni sono state molte le occasioni nelle quali abbiamo promosso iniziative come quella di oggi, e quindi naturalmente esprimo tutta la mia così soddisfazione perché siamo in grado di diciamo facciamo scuola, buona scuola, ma anche stiamo in qualche modo dentro al dibattito pubblico, e queste sono occasioni secondo me anche molto importanti e significative da un punto di vista proprio educativo, culturale in senso ampio, in senso generale. Oggi abbiamo degli ospiti davvero importanti, a parte Mauro che ormai insomma allo Stellini è da sempre, lo è stato come studente, ma poi ha continuato a mantenere un rapporto e un legame con la nostra scuola, e quindi lo ringraziamo di questa disponibilità, di questa generosità, insomma si sprecano le parole. E però abbiamo anche persone che forse non avete conosciuto, ma forse imparerete a conoscere, perché sono insegnanti del nostro Ateneo, dell'Università di Udine: Paolo Ceccon, ordinario di agronomia, direttore dell'Istituto di Agraria, mio compagno di classe, perché io e Paolo abbiamo fatto il liceo insieme a Padova, siamo padovani, lui padovano verace, io un padovano di così insomma bastardo, però ho studiato a Padova e siamo stati compagni di classe al liceo classico, perché questa cosa del liceo classico in qualche modo incombe, è una presenza, no? È il filo, non so se sia il filo rosso che lega, ma anche il professor Pinton, che insegna chimica agraria, ordinario di chimica agraria, delegato del rettore alla ricerca, visto che il tema poi, no, della nostra conversazione di oggi è esattamente questo. Anche Roberto è un padovano, e anche Roberto, ahimè, ha frequentato il prestigioso liceo classico di Coniglio di Padova, no? E quindi insomma c'è il liceo e c'è anche questa presenza dei padovani, insomma, no? Che sono in numero. E poi abbiamo Andrea Taballoni, insegna storia, ordinario di storia della filosofia medievale, è il direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Andrea, anche tu hai fatto il liceo classico, ahimè, però a Bologna, e quindi voi capite quanto il liceo classico serva e sia utile, nonostante quello che si dice, si crede e si pensa, perché la crisi del liceo classico non è probabilmente giustificata dal fatto che il liceo classico sia una scuola che aiuta a formare, forma bene, classe dirigente, e peraltro voi capite, Andrea Taballoni ha proseguito, diciamo così, negli studi umanistici, ma sia Paolo che Roberto e anche Mauro si sono distinti, e come, nel campo scientifico. Quindi il liceo classico serve anche a orientare, a far maturare vocazioni in ambito scientifico, e anche questo è un fatto che va sottolineato. Passo la parola a Paolo, perché a Paolo il compito di moderare la discussione di oggi. Grazie. Grazie.
grazie a Dio di queste parole, insomma, tutti noi. Si unisce il ciglio per sentire queste cose e soprattutto i ricordi del passato, che sono dei momenti dove lui, qualcuno magari, non è il caso di magari al liceo, insomma, si fa un po' di tempo. Ecco, all'inizio del classico si fanno le stesse cose che si fanno negli altri licei, probabilmente non in ambito extrascolastico. Io sono molto lieto di essere qua, non è la prima volta che vengo in quest'aula, non è la prima volta che parlo a studenti del liceo Stellini, ed è per me un onore e un'emozione. Questo compito che mi è stato assegnato, in questo compito cercherò di essere il meno invadente possibile, perché le cose più importanti che spero possano emergere da questa discussione saranno quelle che gli ospiti soprattutto vorranno condividere con voi. Allora, vi dico qualche cosa in merito a come vorrei condurre questa mattinata. Vengo con un semplicissimo, rapidissimo inquadramento. Io sono sorto, insegno due discipline di carattere tecnico-scientifico e l'impostazione che do ai miei corsi è sempre basata su tre parole chiave, che sono cosa, quindi l'aspetto descrittivo, come e perché, quindi l'aspetto di approfondimento, di spiegazione dei meccanismi che stanno alla base dei fenomeni che vado a trattare, e quanto, perché l'aspetto quantitativo ha la sua rilevanza. E quindi vorrei fare qualche minuto, se non sperando di non andare troppo, su alcuni aspetti quantitativi di quello che è il sistema di ricerca in Italia e nel mondo. Parliamo di ricerca, vedremo lì, io così mi sono appuntato alcuni spunti che vorrei sottoporre all'approfondimento da parte dei relatori, che cos'è il fenomeno di ricerca in Italia e nel mondo? Allora, di ricerca si occupano nel mondo, è una stima molto grossolana evidentemente, circa 5 milioni di persone. In Italia se ne occupano professionalmente circa 115.000 persone, in Francia 265.000, in Germania 360.000, non andiamo nel dettaglio. Negli Stati Uniti sono 1.250.000 circa ricercatori. Circa il doppio sono gli addetti, complessivamente il sistema quindi si avvale anche di una serie di collaboratori che raddoppiano più o meno il numero. Mediamente in Europa abbiamo quasi 6, poco meno di 6 ricercatori ogni 1.000 abitanti, negli Stati Uniti sono un po' di più. Nel sistema regionale, in particolare quello che gravita intorno al sistema Trieste, la densità di ricercatori è enormemente maggiore, sono circa 30 ogni 1.000 abitanti. Quindi viviamo in un'area territoriale in cui la ricerca è molto importante. Nel mondo si spendono circa 1.250 miliardi di dollari in ricerca, è qui una stima assolutamente grossolana, discutibile se vogliamo, ma in Italia si spendono 26 miliardi e di questi la cosa interessante è la provenienza. Il 40% circa della spesa in ricerca in Italia viene dal settore pubblico e il 44% dalle imprese, poi ci sono delle altre voci meno rilevanti. Questa è una cosa che contraddistingue in modo abbastanza significativo il sistema di ricerca italiano rispetto a quello straniero, europeo e statunitense, perché la quota di finanziamento che proviene dall'impresa all'estero è stato visto nel Regno Unito, che ha dati non così nei nostri, è molto maggiore, fino al 60% proviene dall'impresa. Quindi diciamo non è vero che in Italia lo Stato finanzia poco, il problema è che il monte complessivo del denaro dedicato alla ricerca è piuttosto basso. Perché? Perché in Italia si spende per ricerca circa il 1,5% del PIL contro il 2,5% della Francia, quasi il 3% della Germania, il 3,5% del Giappone e via di seguito.
2, quasi 3% degli Stati Uniti, quindi una quota molto, molto bassa, la metà di quello che si spende negli altri paesi europei. Allora, pochi numeri per inquadrare il fenomeno, se vogliamo parlare di fenomeno. Un fenomeno insomma sulla figura del ricercatore, che è l'operatore di questo sistema, e che è una figura che ha delle caratteristiche, che svolge un lavoro, che fa un lavoro, che secondo alcuni, anzi secondo molti, è un lavoro decisamente originale rispetto a molti altri. Io ho letto recentemente un'intervista a Fabio Zanotti, voi sapete che Fabio Zanotti è un fisico italiano prestigioso, che dal 1 gennaio sarà direttore generale del CERN. CERN è la più importante istituzione di ricerca nel campo della fisica in Europa e una delle più importanti al mondo. Non è il primo italiano che sarà direttore generale del CERN, sarà già Rubbia, che tra l'altro ha dei contatti molto stretti con questa regione, ora credo, è stato Maiani recentemente, e è la prima donna. E in questa intervista lei faceva delle interessanti riflessioni sulla affinità tra il ruolo del ricercatore e il compito tra il mestiere del ricercatore e il mestiere di artista. Cioè il ricercatore è un po' un artista, è un artista per la sua curiosità, è un artista per la fantasia che deve mettere nel proprio lavoro, ma anche per la creatività necessaria a sviluppare le attività che gli sono proprie, per l'umiltà alla quale, con la quale deve affrontare il problema, e anche per la tecnica che è necessaria per sviluppare le sue attività, così come un pittore o un musicista deve essere prima di tutto un grandissimo attore. Allora io volevo girare questa riflessione e chiedere a Andrea Tavarroni, che insomma in qualche modo di noi è quello più vicino a questo ambito, a questa atmosfera artistica, che cosa ne pensa di questa riflessione e come potremo andare avanti. Intanto, mi sentite? Si sente? No? No? Allora ora spostiamo. Allora, senz'altro si tratta di una riflessione centrata, perfettamente adeguata, e direi l'unica cosa che posso dire in coscienza non del tutto nuova, perché se ci pensate, in un certo senso ricercatore e artista per molto tempo, e soprattutto nel periodo in cui è nata la scienza moderna, sono state praticamente le stesse persone. Pensate soltanto a figure come quella di Leonardo da Vinci, e in gran parte in tutta la storia, diciamo così, della cultura europea o della cosiddetta cultura occidentale, i due settori non sono mai stati veramente separati. Si trattava e si tratta di entrambi di forme di conoscenza, di forme di produzione, di scoperta, di invenzione e di manipolazione della conoscenza. E quindi sicuramente ricerca e arte sono strettamente correlate, il ricercatore e l'artista hanno una forma mentale simile e comune, e naturalmente questo è ciò che ancora di più fa rimpiangere e rimprovere in un certo senso tutti coloro che lavorano in questo campo rispetto alla situazione che ancora vede fatalmente, sempre più, diciamo così, stancamente, ripetitivamente separate le famose due facce, la cultura umanistica e la cultura scientifica. Sono quelle, diciamo, quegli luoghi comuni, attenzione che il luogo comune di per sé è una cosa bellissima, quindi non continuiamo sempre a pensare che i luoghi comuni siano cose negative. Il luogo comune, se non ci fosse quello, saremmo tutti spaesati, disorientati. Per esempio la porta è un luogo comune, ma è molto importante, altrimenti non sapremo come uscire di qua se fosse bisogno. Però in questo caso il luogo comune, quello della separazione tra le due culture, è veramente un luogo comune da
abbandonare, ma dovremmo essere noi stessi principalmente a farlo, appunto ripartendo dall'idea che tutte le forme di conoscenza sono una forma di ricerca, e la forma di ricerca ha in comune proprio questo, cioè quello di puntare a scoprire, a produrre, a anche manipolare esattamente questo, la conoscenza. Pensare a questi miei stimoli come rivolti ad uno degli editori che potrebbe fungere da rapporteur, come dire, di produrre la discussione e poi magari allargarla anche agli altri partecipanti. Ma è uno che si occupa di Zoe per quanto viene, venga, provenga dalla classe, vai con l'arte, però io volevo allargare un pochino questa cosa, poi magari parliamo anche più sul fatto del la conoscenza che era poi quello che guida il ricercatore. Quindi proprio qui a gennaio di quest'anno abbiamo fatto un'iniziativa che era a conclusione dell'anno del ciclo di un dottorato. Abbiamo invitato un altro italiano che sta negli Stati Uniti, che è Marco Leona, che anche lui invece aveva fatto un scientifico, un ingegnere chimico, e poi è finito a fare sostanzialmente il direttore scientifico del Museum Metropolitan Museum di New York. E noi abbiamo chiesto cosa si fa un chimico lì, cosa si fa a vedere cosa succede, come sono fatti i bimbi. Sì, certo, ha detto, però a parte che ci ha fatto vedere subito un dipinto in cui era raffigurata una signora un pastore, insomma, sostanzialmente, che in realtà organizzava tutta l'attività del marito, quindi erano nei quadri si celebrava l'attività scientifica che poi è stata utile per tutti noi. Però in realtà poi faceva vedere non solo come applicando delle tecniche, tutto sommato, che arrivavano da applicazioni scientifiche anche di ricerca cosiddetta di base, come succede spesso, si potesse verificare la criticità del quadro, qui abbiamo presente una copia del Caravaggio, sì, una copia, cioè tutto si è fatto in uso della tecnica gratis, insomma se non l'avete già fatto, su al castello, e vedete che ci sono delle tecniche analitiche che danno non solo la possibilità di vedere come è fatto il quadro, che cosa è fatto, e tecnicamente descriverne la composizione, ma anche capire come l'artista ha utilizzato le tecniche per ottenere un determinato risultato. E questo è stato molto bello perché quando ci ha mostrato come nella tecnica giapponese ci sia stata un'evoluzione, con cui adesso tutte quelle cose che noi conosciamo, il colore del blu, l'uso del blu, in un certo tipo di attività artistiche, in realtà siano arrivate da metodiche tecniche dell'artista che adesso possono essere applicate non solo con l'analisi, diciamo, il pensiero di quella che è la visione dell'artista, ma anche con delle tecniche scientifiche analitiche. Quindi avvicina molto di più di quel settore, ma non solo come uno braccio tecnico che l'altro braccio artista, perché poi nell'interpretazione del lavoro in realtà le due cose si confondono. Del resto voglio dire quella che anche nel ricercatore è sempre la visione, che è prescindibile, che è condizionata culturali, anche di emozioni più scientifica. Quindi questo secondo me è stato un bel esempio di come le due cose potessero essere in realtà contemplate e contemplate. Un altro piccolo, appunto, essendo io legato al rettore, ho imparato un sacco di cose, no? Cioè una cosa bella di rimanere all'università che si rimane studenti tutta la vita, insomma, si sono c'è l'unico problema che gli studenti in realtà diventano sempre più giovani, quindi anche di fare l'università, questo è un difetto che cercheremo di colmare, forse Mauro ci darà una mano su questo. Però ho avuto la possibilità di andare a una cosiddetta summer school di linguisti, cioè dove i ragazzi con dei professori passano una settimana assieme e discutono della linguistica. Allora, una cosa che dico vedo abbastanza lontano, ma in realtà alcuni aspetti vengono studiati adesso con le neuroscienze. Quindi l'apprendimento, il linguaggio, l'uso del linguaggio.
linguaggio, tutto quello che sta dietro anche a un'analisi linguistica, in realtà è supportata da analisi anche di tipo più, chiamiamole diagnostico, che contemplate e contemperate, quindi abbiamo l'Istituto Superiore di Sanità che collabora con i nostri colleghi, ci dà la possibilità di interpretare molto meglio quelle che sono le evoluzioni della linguistica. E in un momento in cui abbiamo cerchiamo linguaggi comuni, abbiamo migrazioni, abbiamo difficoltà anche a relazionarci a volte con altri, eccetera, eccetera, questo diventa un punto fondamentale. Quindi io sono convinto che la, come dire, la relazione tra la ricerca, chiamiamola così, umanistica di tipo scientifico e tecnologico, abbia molto punti in comune da sviluppare, e questo potrebbe essere proprio uno il futuro da intraprendere. Magari ecco, se poi anche a livello tecnico si potranno superare determinati sbarramenti che ormai sono diventati decisamente assurdi. Buongiorno. C'è una distinzione che è importante,
e che vorrei portare alla vostra attenzione, che è quella tra ricerca e sviluppo. Perché? Perché io lavoro in medicina, gestisco un sistema ospedaliero che comprende 7 ospedali, un istituto di ricerca, 18.000 dipendenti, 1 milione di pazienti all'anno, uno dei principali sistemi ospedalieri degli Stati Uniti. Io mi occupo di tutta la parte che ha a che fare con la ricerca, con la formazione dei medici, delle specialità, ma anche dei cappellani, anche dei dottorati di ricerca, di tutte queste cose qua. Quindi formazione e ricerca insieme. Ma fondamentalmente le persone a cui io faccio riferimento nel mio mestiere sono i pazienti, giusto? E a me quasi quotidianamente arrivano pazienti, e quando il paziente arriva al presidente dell'istituto di ricerca non è mai un bel momento, perché se il paziente ha una risposta plausibile con la medicina corrente, con la medicina attuale, già la riceve dal suo medico, dall'ospedaliero e nei vari servizi sanitari più accessibili. Se il paziente o la sua famiglia arriva al direttore di studio di ricerca, vuol dire che le opzioni normali non funzionano più, il paziente sta morendo o non ha una soluzione verosimile davanti a sé, e allora va a cercare soluzioni in ambiti più imperi, se vogliamo. E io purtroppo di queste situazioni qua ne vedo tantissime, perché siamo un ospedale molto famoso, viene gente da tutto il mondo e c'è chi mi chiama, chi viene a trovarmi, che gli sta morendo loro stessi, o i genitori, i figli, i mariti, amici, spose, insomma. Quindi per me la ricerca come ricerca non è che me ne frega tantissimo, a me interessa portare cose in clinica in maniera più efficace possibile, più sicura possibile e più rapida possibile. Questo non può succedere se non c'è una ricerca di base che come fondamenta, quello ci deve essere, non c'è dubbio. Però attenzione, la media temporale, periodo di tempo che ci vuole per trasformare una ricerca pubblicata anche nelle migliori riviste, una grande scoperta, una grande geniata, dal momento della scoperta al momento che arriva in clinica, in media ci vogliono 17 anni e in media ci vogliono 2,6 miliardi di dollari, 2,2 miliardi di euro. Costa così tanto e si sta così tanto tempo che praticamente nulla delle scoperte che potrebbero essere utili ai pazienti, praticamente nessuna di queste, una percentuale bassissima. Ora quindi il problema mio è non solo il motore della ricerca, che è la cosa essenziale, senza la scoperta di base non cambia mai niente, ma è anche come fare a essere creativi ma nello stesso tempo rigorosi e efficaci nel tradurre la scoperta in prodotto clinico che può essere utilizzato, no? Per fare del bene a tutti. Ora, in tutte le parti di questo mestiere, sia ricerca che sviluppo, l'estro creativo è importante, magari ha dei connotati di stampo diversi, perché, che ne so, lo scienziato tipo Einstein che viene a dire questiamo in piena notte, quello è un po' un luogo comune in un senso positivo naturalmente. Però anche il risolvere i problemi tecnici della traslazione in clinica richiede creatività, richiede pazienza, richiede tante belle cose, no? Che sono necessarie in tutti. Vi ricordava prima il professore che ogni musicista, che ogni artista dei più famosi ha una base di tecnica fondamentale fatta facendo legna tutti i giorni, giusto? Quindi sono due aspetti che vanno sempre insieme. E io non credo si possa fare priorità tra il momento di bestiale intuizione scientifica e il momento di traduzione pratica, sono altrettanto importanti, ma quello che mi verrebbe da dirvi, no? Indipendentemente da dove volete stare in questo continuo, a me piace, preferenza personale, pensare a cose che si inventano, si scoprono, si sviluppano, si fa quello che ti pare, che siano utili a qualcuno. Secondo me, no? La misura di una vita è nel servizio alla comunità che questa vita riesce a portare.
E questo, secondo me, nella ricerca è particolarmente bello, è particolarmente, non mi viene la parola, appagante, no? Perché è un po' come far crescere i propri figli, avere un'idea, accompagnarla sulla strada e fare in modo che piano piano diventi una realtà che viene utilizzata dalle persone in clinica è veramente una gioia straordinaria, però è un percorso che è straordinariamente difficile e che non si può intraprendere se non si è pronti a passarci letteralmente la vita. E con questo torno al mio moderatore. La scaletta che si è trovata si è stata sconvolta dalla informazione di temi che si è trovata. Andiamo avanti liberamente. E non chiamerò l'applauso anch'io, anche perché sono molto meno ascendente. Quella che avete presentato come un ipotetico dualismo, ricerca e sviluppo. Ricerca di base, ricerca applicata, in realtà non c'è, non ci sono queste differenze. Roberto? Scusi, dottore. Beh, allora, intanto, bellissimi temi, eccetera, anche se vuole si fa il ricercatore, però voglio fare qualcosa di importante per me e per gli altri. E, è necessario anche fare delle piccole cose, tutti i mestieri, tutte le cose che ci stanno nella natura. Diceva sempre anche mia figlia, io non ha creato nulla di inutile, però poi i nostri professori ci hanno dato lucina, ma questo è un battucasso. Essendo figlio di questo. Al di là di questo, io credo che quello che è venuto fuori è la passione che ci si deve mettere. E poi un altro dualismo che secondo me è assolutamente inadeguato, non esiste la nostra base senza applicare. Esiste la scienza e le applicazioni della scienza. Allora, Mauro Ferrari ha citato anche Einstein, che adesso sia il decimo centenario dei suoi quattro giovedì, in cui il quattro giovedì alla Accademia di Berlino disse tutto è relativo. Era una cosa che dal punto di vista estetico è la cosa più elegante del mondo, questa E uguale MC quadro, bellissimo, che sta nel magliette come la faccia del cielo, guardate praticamente. E, però poi in realtà si è voluto un bel po', non tanto per provare questa teoria, perché è stata provata quasi subito in realtà, come tutte le teorie vanno provate, nel momento in cui c'è stata un'eclissi solare, si è visto che in realtà anche la luce si piega. E così adesso noi abbiamo il satellite che sta a un tot di 1000 metri dalla Terra, essendo che è più lontano dalla Terra, ci permette di andare a 10 metri di distanza punto anziché a 10 km. Adesso vale per la pezza che ci consente, no, di andare un pochino più vicino all'organo da colpire, magari per fare la radioterapia, dove non è più grosso, mi pare sia la temperatura che si raggiunge vicino al vaso, piuttosto che no. E quindi chiaro ci vuole anche del tempo. Io credo che sicuramente molta della ricerca che si fa, che si è sviluppata negli ultimi decenni, sia la ricerca che in realtà che pensa alla successiva applicazione. Ecco. E quindi ci vuole, sono perfettamente d'accordo che ci vogliono dei due approcci. Bisogna che qualcuno continui a fare il lavoro perché sente di dover aumentare le conoscenze. Io ricordo una bellissima, io ho fatto il dottorato di ricerca, poi non soltanto 35 anni negli Stati Uniti, ma 2 anni in Germania, una fondazione comune molto importante. E ascoltai una relazione di un professore che studiava delle piante assurde, si chiamano crassulacee, stanno nei terreni, nei climi molto aridi e in realtà utilizzano pochissima acqua cercando di riprodursi. E poi a un certo momento qualcuno mi chiese, ma perché sono quelle piante lì? Sono molte piante molto più utili e interessanti, perché se questo potrebbe essere il giorno in cui avremo problemi con l'acqua. Oppure se dovessimo andare a conoscere altri pianeti. Benissimo, brava cosa. Però poi quello che mi stupì non fu questo, cioè la classica differenza dello scienziato, è che mostrava il fiore di questa pianta. E lui disse, not you think it's beautiful. Cioè disse, è bellissima pianta. Quindi io ho finito per te. Poi in realtà era una battuta un pochino per naturale, cioè bisogna fare qualcosa che comunque piaccia, che abbia attiri la passione.
Io ricordo, per esempio, recentemente qui anche all'Università di Udine sono state liberate, diciamo, rese disponibili a tutti, delle varietà di vite che sono resistenti ai pesticidi. Per carità, niente di che, ci sono avuti 10 anni. Questo naturalmente, anche perché poi tra l'altro non è che le ditte che vendono i pesticidi sono felicissime, però questo avrà un impatto molto. Nel frattempo cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di instillare quella che è una coscienza ambientale, il problema della salvaguardia dell'ambiente, oltre che la salvaguardia del cibo, e su tutte queste materie, tutti questi argomenti è stato poi determinato quello che è stato l'evento di Expo. Quindi io sono assolutamente d'accordo con il professor Ferrari quando dice c'è necessità di pensare a quale sarà l'utilizzo, ma forse credo che sia importante avere esattamente quello che lui ha detto. Cerchiamo di dare corpo all'esercito dei ricercatori, quelli che stanno ad occupare il continuum, perché solo così potremo poi anche essere in grado di produrre innovazione e lo sviluppo. Poi c'è un'altra cosa fondamentale, secondo me, che è quella della, non solo della formazione, ma anche del comunicare la scienza. La scienza, tanto più, come sapete, che si allontana dalla Terra, tanto più dalla persona, tanto più diventa una cosa per pochi intimi. No, poteva essere nel 1915 l'enunciazione di Einstein, ma poi in realtà bisogna che la gente abbia consapevolezza di questa possibilità di tradurre, traslare. La medicina traslazionale ormai è diventata assolutamente una mantra per tutti i medici. E su questo c'è necessità però di avere consapevolezza dell'importanza della ricerca. I dati che diceva Paolo Secondo prima sull'investimento, in realtà trascurano di dire che l'Italia è quella che investe meno nella ricerca. Tutti i paesi del Mediterraneo, del Sud Europa, che hanno investito di meno, sono quelli che hanno risentito di più della crisi. E questo, secondo me, è un problema su cui bisogna riflettere, perché sennò tutti dovremmo perforare la mano ferrata, sperando di essere stati stelliniani o che abbia un posto per poterci curare. Mi piacerebbe che ci potessimo curare ovunque. Una controllo, una diffusione
uno sviluppo e possibilmente, come ricordava Paolo Ferrari, è qualcosa di più importante, anche un'applicazione, cioè qualche cosa che poi testimoni l'utilità e la corrispondenza, diciamo, di quella intuizione iniziale ai bisogni dell'uomo, ai bisogni della società, ai bisogni dell'umanità intera. E tutto questo non è un fenomeno individuale, non è un processo individuale, non è qualcosa che nasce nella mente di qualcuno e gli rimane, ma vive necessariamente in questa dimensione individuale, universale. Sostanzialmente la ricerca non è mai fatta per una persona sola, ma è sempre potenzialmente fatta per tutti. E quindi dentro di sé la ricerca ha anche il momento della comunicazione. Non si può fare scienza da soli, non si può fare ricerca da soli, non si può scoprire il teorema di Fermat e poi nessuno lo sa che l'ha scoperto, perché anche se questa è magari qualcosa che ti cambia la vita, ma alla fine non ha nessun tipo di risposta, non ha nessun tipo di comunicazione. Comunicazione è qualcosa che è insita nello stesso concetto di ricerca, quindi naturalmente non possiamo che parlarne in maniera distinta, ma di fatto non sono nemmeno due momenti diversi, ma è uno stesso processo che ha un momento, una fase di un certo tipo e uno sviluppo anche in altre direzioni. E naturalmente Paolo ha fatto benissimo dentro questo nesso di ricerca e comunicazione, che a mio parere è un collegamento tra il singolo ricercatore e tutta l'umanità, letteralmente, anzi mi accorgo di stare usando termini danteschi per lavorare al momento della monarchia di Dante, e evidentemente c'è ancora tutto in mente, non è una cosa particolarmente nuova, ma è anche questa una forma di ricerca. In ogni caso dicevo che potenzialmente è una cosa che mette in contatto l'uomo, il singolo, con tutta l'umanità, e nello stesso tempo è qualcosa che in qualche modo tutta l'umanità richiede da ciascuno di noi, perché, come ha detto anche Paolo Ferrari, alla fine si fa ricerca anche nel tentativo, probabilmente positivo, di risolvere singoli problemi, non soltanto il problema della natura, della luce o dell'energia, ma anche il problema di riuscire a far arrivare, appunto, in maniera più rapida, più efficiente, più economica, una scoperta scientifica importante in un settore di applicazione fondamentale come quello che riguarda la salute delle persone. Anche questa è ricerca. La ricerca è sostanzialmente soluzione di problemi, però soluzione di problemi non singolari, non quelli che riguardano solo me stesso, che naturalmente importanti per ciascuno di noi, ma problemi di tutti, potenzialmente di tutti. Questo è l'aspetto che fa della ricerca, che dà alla ricerca la sua vera dimensione. E allora, naturalmente, come ha giustamente anticipato Paolo, la questione della formazione è anch'essa strettamente legata alla ricerca, ed è qui che su questa idea che è nata l'università, nella cultura occidentale, nella università in epoca medievale, e ancora oggi, con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue complicazioni e anche con tutti i suoi difetti, tuttavia l'università ancora si regge su questa idea, cioè chi insegna fa ricerca e chi fa ricerca insegna. Non ci possono essere separazioni tra questi due momenti. Chiaramente in ambito umanistico, ma qui vorrei occupare troppo tempo, in ambito umanistico almeno fatemi fare anche un po' di autocritica, non è mia abitudine essere particolarmente autocelebrativo, ma in ambito umanistico noi spesso tendiamo proprio a trascurare questa dimensione collettiva della ricerca, tendiamo a considerare l'umanista come qualcuno che si siede nella sua biblioteca circondato da una torre e ho un castello di libri e che attraverso le sue cellule grigie e tutte le informazioni poi trova qualche cosa, scrive un libro, ha una bella idea, eccetera, eccetera. Ma in realtà anche la ricerca umanistica deve essere molto più valorizzata nella sua dimensione collettiva, nella sua sforzo di essere un'elaborazione di gruppo. E in questo senso io credo che per
la ricerca umanistica sia fondamentale uno strumento della tecnologia che spesso noi umanisti abbiamo detto di demonizzare, cioè proprio internet. Internet è lo strumento più potente di comunicazione che adesso abbiamo a disposizione ed è per la ricerca umanistica una dimensione fondamentale, perché permette la ricerca umanistica, oltre a permettere ovviamente per qualsiasi tipo di ricerca, peraltro l'internet è stato inventato principalmente dalla comunità dei fisici, quindi è stato fin dall'inizio uno strumento di ricerca, ma per la ricerca umanistica internet ha proprio questa possibilità di avere a disposizione di mettere in comune la ricerca stessa mentre viene compiuta, al di là del tradizionale strumento del libro, della pubblicazione, della discussione. Internet ci dà veramente molta più possibilità e quindi esorto quelli tra voi che hanno una particolare attrazione per la ricerca umanistica di approfondire al massimo anche le proprie conoscenze per quello che riguarda lo strumento tecnologico di comunicazione e internet. Quindi l'informatica, non sentirete mai da me accenti, diciamo così, di disprezzo o di distanziamento dallo strumento informatico, perché penso che lo strumento informatico sia soprattutto proprio questo, una messa in comune dell'informazione e della conoscenza, quindi ha delle potenzialità enormi. Volevo salutare, non l'ho fatto e me ne scuso all'inizio, gli studenti del Manzini, delle classi, sono ospiti qui oggi e sono miei studenti, perché voi sapete che sono anche reggente dell'Istituto di San Daniele e quindi li saluto naturalmente con particolare affetto. Quindi è il scopo like,
T is for trust, questione che mi piace perché mi fido, perché trust è fidarsi, sempre più che posso fidare, per la stessa ragione, perché nei momenti in cui tutto va bene, la capacità di fare darsi 5 e fare tipo, ma la squadra vera si vede nei momenti in cui la barca sta facendo A, questo è un pericolo, no? Quindi questi sono i criteri di base, best like and trust. Poi nello scienziato in particolare ci sono due cose che voglio vedere, no? E una è la resistenza, la gente che non molla mai, no? Gente che non molla mai. Racconterò un episodio in connessione con il secondo criterio, che è quello della comunicazione, perché secondo me le cose veramente trasformative, no? Nella ricerca in medicina, ma forse anche in altri settori, nascono quando si va al di là dei confini normali delle discipline, ci si inventano approcci interdisciplinari ed entrano la fisica, la chimica, l'ingegneria, la matematica, entrano a lavorare con le biologie molecolari e cellulari per risolvere un problema clinico, lì ci sono le grandi soluzioni tante volte, e questo è impossibile fare se non si è in grado di comunicare al di là dei termini di agio che si è imparati nella propria disciplina, no? Esempio, un pochino di tutti e due, di recente mi è capitato di, faccio ogni tanto quello che chiamano in America motivational speaking, no? Vai a parlare alla gente per un po' di carica, di parlare a un gruppo di atleti professionisti del basso, gente di NBA, no? Tipo Houston Rockets e queste cose qua si parlano, no? Ci abbiamo grandi nomi del basket dietro di noi. E pensavo, cosa gli dico a questi? Potrei forse dirgli che nel 1973 ho fatto parte della squadra dei Fedini che ha vinto il campionato cittadino di basket. Ma forse stato quasi sempre in panchina, ma non importa. Ma questa le chiede, questo mi interessava tanto. E allora gli ho detto, ragazzi, no? Fare ricerca contro il cancro, che è il mio mestiere, è come fare una partita di basket con alcune differenze. Prima differenza è che sei sempre sotto di 20 punti, il che non vuol dire che non si possa vincere la partita, ma vuol dire soltanto che se non hai il tipo di fenotipo psicologico resistente che continui a giocare per tutti gli anni che serve, anche se sei 20 punti sotto, non ti troverai mai nella circostanza che devi vincere la partita. Tu devi essere una delle persone subito, no? Non importa niente il genio cattivo, non importa niente la conoscenza tecnica, quello gente che non molla mai. Primo. La seconda differenza di tutto è che la partita non dura 40 minuti, dura 40 anni. Terza differenza è che si fa una partita per vita. No? Altro piccolo esempio sull'argomento, perché come vi ho detto, portare cose in clinica ci vogliono 20 anni, dall'idea, già è difficile avere l'idea, poi ci vuole tutta la pazienza, biografia, tutto per arrivare in clinica, figuriamoci. Di recente ho avuto il piacere che un nostro esperimento, una nostra tecnologia, è stata selezionata dalla NASA per fare parte del programma di esplorazione di Marte. E inizia prima della parte di Marte, andiamo in orbita sulla Space Station con un nostro esperimento. La tecnologia l'ho inventata 22 anni fa quando stavo a Berkeley. Abbiamo vinto questo premio che ci permette di andare sulla Space Station 8 anni fa. Finalmente giugno scorso arriva il momento del lancio. Andiamo a Cape Canaveral, no? Capo Kennedy. Ci mettono l'esperimento sul missile, siamo ricevuti alla NASA con tutti gli onori, sono sulla piattaforma di osservazione insieme a Buzz Aldrin, secondo l'uomo che ha camminato sulla Luna, dopo Armstrong, forse non dovete ricordarvi, non è libri di storia, forse c'è anche quello, no? Siamo lì, parte il missile, passano 2 minuti e davanti a noi, davanti a tutto il mondo, il missile che sta andando alla Space Station si scoppia in aria. E lì posso dire tante cose che meglio non ripetere davanti al microfono, ma alla fine
preso la direzione di quel progetto, la prima cosa che ha fatto, invece di mettersi a piangere, sono 10 anni che lavora su quel progetto lì, e tra l'altro si era portato in Torino questo ragazzo, si era portato papà, a Torino, la moglie, 3 figli, dei cugini, siamo andati con l'autobus, si è appeso giusto in Florida in macchina per arrivare a vedere tutti, no? Scoppia lì per andare alla via, tutti vengono più di no. Cosa fa questo ragazzo? Non è che si mette a piangere, la prima cosa che fa, va dal direttore della NASA, dal direttore del lancio, che gli mette il braccio intorno alle spalle e gli dice, ma no, ma dai, la prossima volta andrà bene, siamo qua con te, hai fatto tutto benissimo, ma lì è incoraggiato. E quello che io ho visto, che il concetto di BLT era la cosa giusta, e l'ho promosso sul campo al direttore del Dipartimento di Nanomedicina, per come ha reagito all'esplosione nel giro di 30 secondi, quando ha visto il suo sogno esplodere, ha reagito con tanta fermezza, con tanto senso, no? Si è capito, non viene da parole, e l'ho promosso. Torniamo nello spazio del 3 gennaio, se guardate, se vedete qualcosa che mi soffia per aria, se vedete che non è stata un'altra buona giornata, comunque siamo programmati per 8 voli sulla Space Station nei prossimi anni, pensiamo di partecipare al programma Marte, perché facendo medicina per lo spazio si trovano tante volte cose che possono poi servire sul pianeta Terra e le applicazioni di tutti i giorni. Ma questa è la storia, la domanda che mi fanno te invece era molto bella e non me la ricordo. È stato l'inizio della fine della nostra storia di oggi. Invece mi ha fatto una domanda molto bella, che è così bella che ti sei dimenticato, i limiti della ricerca. I limiti della ricerca, allora. E il rapporto con la politica. I limiti della ricerca e il rapporto con la politica. Allora, i limiti della ricerca, do un esempio. Allora, io mi occupo di nanomedicina, no? Una delle cose principali su cui lavoro, anche se gli istituti mio si fanno tante cose diverse, e un programma in particolare su cui ho lavorato per anni, è un programma che è per sviluppare tecnologie micro e nanotecnologiche per poter assumere dei farmaci che convenzionalmente si possono solo somministrare in dovena, poterli assumere come pillole per via orale, invece di fare chemioterapia in ospedale. Poter prendere pillolina è una cosa che può essere utile in tanti modi. Può essere non solo conveniente per il paziente, ma anche può dare dei benefici di salute senza entrare nei dettagli. Questo perché? Perché la pillolina che ci siamo inventati noi, no? In qualche modo si attacca alle superfici dell'intestino, sta lì, apre certe particelle magiche che ci stanno sulla superficie dell'intestino che impediscono le molecole biologiche di attraversarle, processo difensivo del corpo umano, quindi aprono queste particelle e farmaci biologici possono entrare nella circolazione. Questa è la teoria molto bella, che si supera una barriera biologica che è appunto l'epitelio intestinale. Bene, a un certo punto mi è venuto in mente il fatto che questa cosa di sviluppare una tecnologia che supera le barriere biologiche, no, può essere utile, ma può anche essere estremamente pericolosa, perché ci sono tanti virus che potrebbero avere degli effetti devastanti sulla salute dell'umanità, che per fortuna non hanno questi effetti devastanti perché siamo costruiti in maniera da potersi difendere tramite queste barriere biologiche che fanno parte del sistema immunologico, giusto? Se io vado a modificare queste barriere, può essere che un virus che si propaga in maniera molto difficile, molto lenta, che viene contenuto per le sue difficoltà di propagazione normalmente, all'improvviso può diventare una cosa veramente terribile. E in particolare questo tipo di tecnologia qui, messa nelle mani di gente che ci vuole male, di gente che va a Parigi, di gente che fa tante male ieri, no? Può diventare un'arma spaventosa, un'arma naturalmente devastante. E a quel punto lì la scienza si dice, che devo fare? Si possono fare un po' di cose diverse, no? Diciamo, di differenziare le scelte sta più o meno così. Primo, puoi dire, ah, allora non faccio più niente, non tocco più questa cosa qua. Ma potrebbe essere utile in più,
però non avrei studiato perché ho paura che qualcuno se ne possesse. In realtà sono tecniche semplici che qualsiasi studente che ha lavorato nel mio laboratorio potrebbe mettere in pratica, in qualsiasi momento. Quindi prima scelta è dire non sei arrivato più, non tocco più questa cosa qua. Tanto. Seconda possibilità è invece dire continuo a lavorarci, però faccio finta di niente, che sembra un paradosso da barzelletta, ma in realtà viene quasi naturale allo scienziato che ha passato la vita a sviluppare questa cosa qua e non si costa come faccio questa morale. E lì ho preso dei finanziamenti di ricerca, e lì ho fatto degli articoli importanti. Mica facile, mica facile. Tanti dicono non è problema mio, è problema di altri. Terza possibilità di continuo a fare quello che faccio, però avverto tutti che c'è un pericolo. E vabbè, chiaro che ha un senso etico, ma c'è anche una controparte che dice se avverto tutti, avverto anche la gente che potrebbe utilizzare questa affare come armi. Quarta possibilità, continuo a fare, ma avverto solo i buoni. E chi sono? Solo gli amici, gli alleati, quelli di cui mi fido. E chi sono? Mica facile, questo? Mica facile. Io, in quel momento lì, ho deciso, e lì cosa ho scelto io, poi non è che uno, non è mica la scelta necessariamente giusta per tutti, anche la mia, la scelta personale, come tutto nell'etica. La mia scelta è stata, non faccio più niente di quelle cose che ho smesso, non proibisco comunque altri colleghi nel mio istituto di continuare sulla linea di ricerca, perché l'etica loro, se vedessi che si fanno armi chiare che si chiamano forze dell'ordine, però non gli impedisco di fare quel tipo di ricerca, io non la faccio più. Ho avvertito tutti, nel senso che ho scritto queste considerazioni su una serie di articoli di bioetica, e in particolare mi sono anche fatto portatore di queste istanze per una serie di enti di protezione della società degli Stati Uniti. Ho cominciato conversazioni con i servizi segreti, con questi, con quegli altri, con la difesa, eccetera, eccetera, dicendo guardate, questa è una cosa che potrebbe succedere, e mi sono messo a loro servizio per ulteriori piani. Questa è una cosa di politica, io farei un salto di sedia perché ci vuole la parola di filosofo, cioè la ricerca non è etica. Qual è l'etica della ricerca? Senza dubbio la storia personale che ci è stata appena raccontata è molto significativa. È anche direi emblematica, devo dire, esprimo tutta la mia ammirazione per la scelta personale che è stata compiuta, perché credo sia la scelta più difficile da parte di un ricercatore, quella appunto di dire non vado avanti e anzi richiamo l'attenzione sui rischi e quindi diciamo non c'è bisogno nemmeno di rispondere, la risposta c'è già, la ricerca senza dubbio un'etica e l'etica, come ha detto Mauro Ferrari, è comunque prima di tutto una questione personale. Però se poi tiriamo in ballo anche la politica, parola che adesso provoca sempre comunque tutti quanti un brivido, anche una volta, diciamo che quando io presentavo i banchi come voi del liceo classico provocavo un brivido, ma era un brivido diverso. Tutto diverso. Ecco, la questione del rapporto tra ricerca e politica a me fa venire soprattutto questa riflessione. Non spetta a me, comunque potrei avere un'opinione come quella di qualsiasi altro, su cosa sia meglio la ricerca, la politica, bisogna che la ricerca sia difesa dalla politica o che la politica decida di far dipendere dalla ricerca, queste sono secondo me abbastanza delle sciocchezze e problemi mal impostati. Quello che a me sembra che occorrerebbe fare è che ci fosse anche in politica molta più ricerca. Abbiamo detto prima che è stato anche, come dire, testimoniato da Mauro Ferrari e dai colleghi che
la ricerca è un atteggiamento collettivo, è un atteggiamento che sostanzialmente può esserci in qualsiasi momento della vita, in qualsiasi settore a cui viene applicata. E quindi perché non dobbiamo applicare la ricerca anche a un campo che è sicuramente uno dei più importanti, forse il più importante, esattamente quello della politica. Nella politica noi facciamo poca ricerca, ci sono poche ricerche, non lo dico per disprezzo dei colleghi che si occupano di scienza politica. Scienza politica, la disciplina politica è naturalmente un campo delle scienze umane e delle scienze sociali che è molto praticato, con risultati anche molto importanti, ma il problema è che i politici non fanno ricerca, soprattutto non adottano un atteggiamento nei confronti della loro attività che è l'atteggiamento del ricercatore, quello cioè di risolvere problemi. Il problema è appunto questo principalmente, ed è il fatto che poi pone ulteriori problemi etici, quelli che Mauro Ferrari ha appena menzionato, e quando un ricercatore si accorge dei limiti o dei pericoli o dei rischi della propria ricerca, a chi deve fare riferimento? E in un mondo ideale dovrebbe fare riferimento proprio alla politica. Però nella situazione dovete dire, guardate, qui c'è una cosa, dovete decidere voi, che teoricamente è la politica che dovrebbe decidere esattamente cosa è meglio fare in un interesse, dal punto di vista di un interesse collettivo. Però proprio perché della politica sostanzialmente non ci fidiamo più, perlomeno soprattutto dei politici, non ci fidiamo più, non ci fidiamo abbastanza, allora siamo rinviati ad una scelta che deve sempre rimanere personale, ma che a un certo punto diviene un po' disperatamente personale. E ripeto la mia ammirazione per la scelta di Mauro Ferrari. Allora, anche in questo senso, forse, nel senso di, come dire, di rivitalizzare, ristimolare, spingere ad una rivalutazione della ricerca anche nella pratica politica, è una pratica politica poi non è solo quella che si svolge in Parlamento, è la pratica politica, ce l'abbiamo anche nella vita di tutti i giorni, c'è una pratica politica nella vita del vostro liceo, c'è una pratica politica che noi siamo stati o siamo tutti e tre direttori di dipartimento, prima presso di facoltà, quindi abbiamo le riunioni di senato accademico, di consiglio di amministrazione. Politica vuol dire semplicemente occuparsi delle questioni comuni e lì bisogna adottare un atteggiamento che è quello del ricercatore, cioè risolvere i problemi avendo l'occhio all'utilità di tutti e non invece soltanto a quella personale. Della ricerca è che lui si è difeso in un modo abbastanza
tipico dello scienziato, ha pubblicato, le ha rese pubbliche. E questa è una grande importanza e forza del sistema scientifico. Quello che noi produciamo dobbiamo renderlo patrimonio di tutti, ce lo dobbiamo pubblicare, comunicare, divulgare. È per quello che internet poi è così, ma non solo questo. E allora anche i dubbi. Questi dubbi hanno tutti quelli che hanno, studiamo i ragazzi di Atmosfera, che studiamo l'Atom, eccetera, con grandi problemi poi etici nel momento dell'uso che se ne fa. Per quanto riguarda i finanziamenti, molti finanziamenti sono derivati e derivano tuttora dalla parte della politica che è pervasa dalla mortalità, cioè nel senso dall'esercito. Molto finanziamento viene da quelli. Io ricordo ero un congresso con Bonino Adriano che mi disse sì, noi adesso abbiamo dei sistemi perché si parla di quante cose possiamo, quanti parametri possiamo verificare nelle diverse estensioni dell'Africa, dell'Asia, eccetera, per capire dove si sta disertificando il terreno, eccetera. Abbiamo pensato agli strumenti che guardano addirittura attraverso i vestiti. Mi c'è stato un attimo di silenzio, cacchio che serve, i vestiti per le colture, per la... In realtà vediamo vedere se qualcuno probabilmente si sfoderava di esplosivo. Però va bene. Poi racconto sempre un aneddoto, io mi occupo di come le piante assorbono i nutrienti dal suolo e passati attraverso il corpo del membrano, quello che ho detto. Però essendo una facoltà di gara si parla anche naturalmente dei fertilizzanti e si cita sempre qualcosa che ha portato un aumento, il terzo, l'ultimo del momento, aumento della popolazione mondiale, che è stato l'avvento dei fertilizzanti di sintesi. Sono due signori, si chiamano Haber e Bosch, quello che poi è andato insieme alle candele, eccetera, eccetera, Haber con l'H, sono due diversi, e hanno preso il Nobel questo per la sintesi dell'ammonia. Haber fu così entusiasta di questa cosa che lui volle modificare il mondo, cambiare il mondo, e pensava a come controllare, aumentare l'efficienza, e fece anche dei prodotti che controllavano le malerbe, eccetera, all'epoca, cioè, bene, benissimo. E poi, non sapendo dove trovare i soldi, li trovò dall'industria tecnica. E alla fine produsse qualcosa che in Italia, ma questo ci può servire. Ed era lo Zyklon B, non so se qualcuno di voi sa che cos'è, e il gas che veniva usato nelle docce dei campi di sterminio. Va bene? Si suicidò. Meglio se avesse pubblicato, molto probabilmente. Però questi sono nelle dove parliamo di argomenti, magari che con gli altri mi posso preoccupare meno, però anche lì c'è sempre il problema delle multinazionali. Però ecco, queste sono situazioni che possono, a mio avviso, essere in parte superate anche con il fatto che quello che tu produci, il tuo intelletto e la conoscenza in cui avanzi, debba diventare immediatamente patrimonio di tutti. Anche un dubbio è più facile affrontarlo con il sostegno dei dubbi. La scienza della servitudine. Ecco perché è giusto anche sostenere i ricercatori anche nel loro cammino un pochettino. La politica non c'è, ogni tanto qualche scienziato tenta di scendere in politica. Qui mi fermo. Allora, sì. Politici, allora i politici che fanno ricerca sono una gran bella cosa, ce ne sono pochi. L'esempio più bello che vi ricordo è Shimon Peres, una volta, 15 anni fa, mi fece chiamare perché voleva sapere qualcosa di nanotecnologia e campo, mi interessava prima di cose queste, però Peres, no? E sì, allora, ma certo, un piacere, dato dal contatto a Toronto, mi siedo lì, una scena notevole, poi adesso si sento qui, questo tutto lì, c'è la scuola, come si chiama, circostante, no? Sono quattro agenti, un aspetto molto intimidatorio, no? Ragazzi, forse vogliono le scuole da me, no? E Shimon Peres, persona di un'intelligenza stupefacente, una cultura assolutamente universale, enciclopedica come la mia ignoranza, no? E con una conoscenza della nanotecnologia del cancro che mi ha lasciato super tanto,
un politico del genere, che ha una conoscenza dei fatti così approfondita, con una cuna così straordinaria, è chiaro che può essere una gran guida per il suo paese. Seconda storia di politica è invece, adesso ci sono le elezioni negli Stati Uniti, come sapete, sta per succedere l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Io sono abbastanza attivo, non politicamente nel senso di partiti, non supporto nessun candidato politicamente, né lo campagna, né che lo farò mai, ma una volta si come ho detto. Però adesso, tornando al discorso di prima, che sono 3 anni, 2,6 miliardi di dollari, no? C'è la chiara necessità di cambiare il sistema che permette di portare, di evolvere il sistema che porta alla ricerca clinica, in modo che pure arrivino a tutti più rapidamente, in maniera più efficiente, in maniera meno costosa. E ci sono dei disegni di legge sotto l'esame, sul via di sviluppo, sia nella Camera che nel Senato degli Stati Uniti, e io mi piazzo con un palco, vado, parlo, mi metto a disposizione, più a volte parlo, mi devo fare molto volentieri, e adesso che ci sono le varie primarie nei vari stati degli Stati Uniti, con il mio ospedale ci siamo accordati in modo da pubblicherò una serie di editoriali negli stati, nei giornali principali degli stati dove viene andrà a portarsi il dibattito elettorale, in modo che le questioni restino davanti ai politici sia di qua che di là del piano, no? Sia i democratici che i repubblicani, quindi c'è un concetto di servizio dello scienziato, no? Nei riguardi della società, ma anche dei politici che alla fine sono quelli che gestiscono come si sa la cosa. La terza storia e ultima di politica invece c'è un mio amico, che è un grande sostenitore della scienza, un onorevole dello Stato del Texas, si chiama John Collison, che mi dice, voi che siete esperti di etimologia greca, metà della storia la capite da soli, l'altra metà la devo aiutare se non parlate inglese. Tix, la parola tix in inglese vuol dire zecche in italiano, quindi mi dice politics, lui che fa politico professionista, politics, certo. Secondo l'etimo famoso, poi vuol dire molti, no? E X sono parassiti che succedono sangue. Obrigatisti o dei
però ecco, c'è una cosa secondo me che è importante, cioè più che come si diventa ricercatori è come in che modo si può apprezzare la ricerca. Parte con iniziative come queste, io mi approfitto per applaudire ovviamente, applaudere come mi piace, al Marco Fredore, una forma di interbastica, e a queste iniziative qui che avvicinano noi a voi, eccetera, quindi al di là delle attività di orientamento, però è all'università che poi, come si diceva, c'è questa connessione tra docenza e ricerca, chi insegna, mi piace anche, avrà sicuramente una parte nell'attività di ricerca nel proprio settore. Spesso i libri sono quelli in cui ha avuto una certa parte, per quello abbandonare finalmente la ricerca significa a un certo momento studiare chi è scritto in altri, che non è sempre il massimo. E poi però c'è una fase in cui si entra, per esempio, con le tesi, a contatto realmente con il mondo di ricerca, in cui ho chiamato soprattutto da quelle lauree che si chiamano magistrali, dopo il triennio e poi c'è la laurea magistrale, con un'attività di un laboratorio e si sviluppa, e cioè cercando di fare un lavoro autonomo. Ma secondo me la cosa migliore, la via migliore per capire, soprattutto di imparare che cos'è la ricerca, è il dottorato di ricerca. Questo è da noi arrivato negli anni 80, io sono uno dei primi ciclo del dottorato di ricerca, quelli insomma, si chiamavano, adesso si chiamano PhD, doctor filosofi, filosofia doctor, da latino, ma il problema è questo, cioè non era chiaro esattamente cosa dovessimo essere, degli studenti o dei ricercatori in erba, però era sbagliato un pochino il principio, cioè si pensava alla successiva carriera accademica. Nei 30 anni che sono seguiti, e quello è il tempo che è passato, in realtà l'evoluzione è stata diversa, cioè adesso fare il dottorato di ricerca, fatta un'occasione unica, diceva anche Paolo Ferrari, da darsi qualche indicazione dei dottorati, per la parte formativa che fanno è il dottorato di ricerca, quindi è un, si fa un studente ma si è anche pagato per farlo, una cosa pressoché unica sostanzialmente, ma poi si entra nell'ottica di quello che è la ricerca, con alcuni argomenti di quelli che abbiamo parlato adesso, e si sviluppa un proprio percorso e alla fine ci si addottora su un libro scritto da te. E questa è una cosa che dà un'estrema, come dire, autonomia. Ovviamente si tratta di trovare le scuole giuste, i tutor giusti, il sistema, diciamo, ambientale giusto. L'Unione Europea addirittura si dà una carta dei ricercatori e noi abbiamo adottato ordine d'ordine perché questo sistema funzioni. Ed è molto importante perché alla fine si acquisisce l'idea di un'autonomia, anche finanziaria, con un progetto di lavoro e un obiettivo che dura 3 anni. Quindi questo è molto importante perché qualunque attività si faccia in un ente di ricerca, sia università o diverso, questi sono come dire, strumenti essenziali. Ma anche in un'altra attività, ormai fare un progetto alla comunità europea prevede che si abbia la capacità di mettere in 1500 parole quello che è il presupposto, la modalità, gli obiettivi e i mezzi che ci servono. Allora, non so se fosse Manzoni, no? Che rispondeva a qualcuno dicendo che scrivo una lettera lunga perché non ho tempo di scriverne una breve. Ma questo dà una netta capacità di una costruzione e questa è una cosa fondamentale a cui il paese, ma dico prima di tutto l'università, non può e non deve rinunciare. Io, anch'io ho un piccolo aneddoto, quando sono arrivato in Germania, avevo il dottorato di ricerca, allora mi dicevano, allora tu sei doctor, no, a voglia, sono un doctor, il dottor di detto, però il no, perché da noi sei doctor solo quando hai fatto il PhD, il dottorato. Ecco che allora questo necessario allineamento con l'Europa e il mondo anglosassone è importante. Questo è fondamentale però perché il dottorato di ricerca fino adesso non è considerato, tranne alcuni concorsi, diciamo, pubblici dell'università, ma anche poco dal tessuto produttivo, dall'industria.
mentre adesso si comincia a utilizzarlo, cioè ci sono dei propri finanziamenti per l'assunzione dei dottori di ricerca all'interno delle aziende, sviluppando dei progetti comuni di dottorato, il dottorato industriale o in apprendistato. Però questo è fondamentale, sapete, perché non solo perché dà la possibilità di sfogo ad un dottorato di ricerca, ma perché è il vero trasferimento tecnologico. Il trasferimento io non lo faccio solo con il know-how, lo faccio con quello che si è mostrato un problema non uguale, cioè in poche parole con le persone, quello che viene detto male, il capitale umano. Se noi non formiamo persone, ecco, è difficile che poi riusciamo a formare anche l'innovazione, perché questa è la cosa importante. Su questo noi ne sapremo di praticamente 3 milioni ogni anno, ma voglio dire, è fondamentale che questa attività ed è la forma migliore, poi ci sono specializzazioni in medicina naturalmente, in alcuni ambiti, e che tutta una pletora di altre attività di sostegno a quello che malamente viene definito il precariato. Io mi avvalgo solo in un caso, quando sento dire che il dottorato è un precariato. No, è la formazione alla ricerca, ti insegna, ti porta a un determinato risultato, ti insegna che cos'è la ricerca, e questo è effettivamente poi spendibile. Si guadagna poco, vedi, e si sta solo 3 anni, mettiti in quale altro lavoro adesso si guadagna tanto, si sta in 3 anni. Meglio a questo punto farsi pagare per studiare. Allora, io anche spero che ti sarà possibile sentire qualcuna delle vostre domande. Allora, riassumo la mia posizione. 3 lettere, come si fa a diventare ricercatori, D, L. Non aggiungo altro, perché Roberto ha illustrato molto efficacemente l'importante anche come si fa almeno nel nostro paese qual è il percorso, e sicuramente non posso che sottoscrivere le 3 lettere di Mauro Ferrari, quindi forse è giunto il momento di sentire anche dal pubblico se ci sono una rete. Se viene certo in corso. Sì, ok, benissimo. Allora io naturalmente ringrazio, mi pare che sia stata davvero, davvero interessante questa conversazione. Un po' appunto fuori anche dagli schemi, avete visto, insomma, si è parlato senza seguire una scaletta precisa, e anche le cose che magari anche i nostri ospiti si erano appuntati poi nel corso della discussione sono state, no? Hanno lasciato lo spazio a questo confronto, insomma, anche tra le esperienze, sensibilità, no? Punti di vista anche di adesso. Bene, ma a voi se volete, e chi vuole intervenire? Sì, adesso se chi vuole intervenire lo può fare, abbiamo il microfono, mi raccomando tenetelo ben vicino alla bocca, altrimenti non si sente niente. E volevo, approfitto per un attimo, per dire che questo incontro, il corso di oggi, che abbiamo organizzato con l'Università di Udine, che ringrazio per la disponibilità della sala, i docenti che sono disponibili. Chiaramente ringrazio Mauro, ma con lui ormai non ho bisogno neanche di ringraziarlo. Ci sentiamo spesso, magari così, fugacemente, 2 righe, 1 riga, 1 parola, però magari ogni tanto un contatto c'è. Ultimamente gli ho mandato anche una fotografia dalla quale faceva riferimento prima alla squadra di basket, poi vedremo qualcosa. E un'altra cosa volevo dire, ringrazio anche l'Associazione degli Stendimiani che ci è sempre vicina a queste situazioni, e quindi c'è il dottor Damiani che è presente, ma anche altri. Ferrari, la verità, no? E questo bisogna dirlo, ecco.
con grande disponibilità e hanno l'occasione di fare questa bellissima esperienza, che poi al di là di quello che faranno nel futuro, selezionatissime, 3 su 530, e lo so, è quello che possiamo fare, e dobbiamo anche ringraziare più di qualcuno per questo, però anche quest'anno contiamo non più di 3, no? Ah, è vero, c'è la patrona di casa, è da ringraziare, è vero, è vero. Direttamente con me. E allora anche quest'anno cerchiamo di mandare tre studenti nel progetto che abbiamo individuato al confine tra le due terre, un confine che avete visto è molto labile, è un confine che è facilmente superabile, mentre spesso ci arrivano dei messaggi diversi da altre parti, i confini sembrano così difficile da valicare, ma chi abbiamo ascoltato oggi ci ha detto completamente il contrario, e quindi credo che sappiamo a chi dobbiamo.